Il polo bibliomuseale di Foggia, partner del progetto Al buio a buio con capofila la piccola compagnia impertinente di Foggia. Mission del progetto: inclusione, raggiungere gli irraggiungibili e cercare di veicolare il messaggio che la cosiddetta cultura è di tutti e deve essere a portata di tutti. Quella che è la nostra mission come biblioteche di pubblica lettura, mettere tutti nelle condizioni di esercitare un diritto, il diritto ad avere a portata di mano i libri più belli che l'editoria per l'infanzia e per i ragazzi possa pubblicare, non solo quelli ovviamente contemporanei, ma anche la storia della letteratura per infanzia e per ragazzi. Cosa facciamo in biblioteca? In biblioteca cerchiamo di rendere questo approccio alla lettura un approccio dinamico, interessante, piacevole, stimolante. Abbiamo preparato qui una vetrina di libri, per esempio, del nostro patrimonio che sono sugli animali. E ci sono anche dei lavori che sono stati fatti legalizzati per un altro progetto e questi lavori sono stati tratti da un libro perché nell'altro progetto ci occupavamo di promuovere competenze e conoscenza sugli animali, per cui divulgativo. Noi ci siamo mossi da un libro, L'Ornitoringo, di un nostro caro amico Fabrizio Silei, edito da Arte Bambini, e altro amico Mauro Speraggi, l'editore, che giocando con gli animali e magari poi facendo vedere che la differenza, appunto l'inclusione, visto che parliamo di inclusione e arricchimento, dopo aver creato gli animali, racconta la storia così come sono, gli animali si scambiavano, è il caso di dire, i pezzi, per cui un elefante diventava un elefante coccodrillo. Magari aveva la proboscide, ma la coda del coccodrillo, e così tanti altri animali che vedete qui realizzati. Proprio perché sull'inclusione lavoriamo tanto, abbiamo tanti libri che definiamo leggere diversamente, e li trovate facilmente dal nostro catalogo. Ed ecco un libro che nascerebbe per essere letto, da bambini che non riescono, ecco appunto, a leggere, che privilegia il tatto, che arricchisce la sorpresa e soddisfa quelli che devono essere tutti i sensi, e quello che noi facciamo, cioè educare lo sguardo, il tatto, il fatto, il testo, le illustrazioni al bello. Ecco, questa storia si tocca, ma è una storia, per cui una delle storie che esercita quello che è il pensiero narrativo che cerchiamo di costruire ogni giorno qui in biblioteca. Alle mie spalle qui vedete la nostra biblioteca, che comunque abbiamo già presentato precedentemente in un video, la biblioteca per ragazzi, ed ecco qui c'è Giorgetto che cambia aspetto e cambia aspetto continuamente, per cui se si appoggia su un prato diventa così. Se finisce in un gregge di pecore diventa così. E immaginate il divertimento dei bambini quando riescono a seguire, toccare, divertendosi e mettendo dentro tutti gli elementi di una storia: la sorpresa, il coinvolgimento, la lettura dialogica, quella interattiva, la lettura cumulativa, quella che ti fa rivivere esperienze che hai già vissuto. Nel progetto poi ci sono esperienze teatrali, no? Che sono state realizzate in giro per Foggia e provincia. Ed ecco qui una nostra collana molto interessante, Colpi di scena, questo è il teatro di Roberto Piumini, che appunto aiuta a mettere su delle rappresentazioni teatrali. Leggere diversamente. Ecco, il diario di Anna Frank. In simboli con la comunicazione aumentativa. La lettura deve essere un diritto di tutti ed è proprio per questo motivo che dalla lettura in braille alle letture che stimolano, alle letture che accompagnano, a quelle che aiutano a scoprire
Ecco, tipo questi bellissimi libri piccoli per i più piccoli, perché chiaramente noi ci rivolgiamo dai piccolissimi, con veramente piccoli, appena nati, da pochi mesi, ai ragazzi e alle ragazze fino ai 13 anni, e poi cresceranno nel resto della biblioteca, la Magna Capitana. Ed ecco la sorpresa, per cui se io vedo, questo è un bellissimo libro di un'altra nostra amica, Lucia Scuderi. Se io vedo il formaggio, mi immagino che dopo ci sia un topo. Se io vedo un nido, immagino che dopo ci sia un uccello. Se io vedo una foglia, immagino che dopo ci sia un bruco. Pillole di letture. Se io tocco, invece, se io tocco un animale e se punge, cosa c'è? Un riccio. Se io tocco qualcosa di ruvido, potrebbe esserci un elefante. Insomma, tanti sono i libri e il patrimonio è veramente sempre più ricco della biblioteca dei ragazzi ed è tutto costruito, tutta la collezione, la gestione della collezione dei libri è costruita su rendere la lettura accessibile a tutti, è un diritto di tutti, così come lo sono i luoghi organizzati in questo modo, come vedete, accoglienti, che sono luoghi di crescita e di condivisione di storie e di lettura.